E dopo questa cartolina di alcune zone di Treviglio, la più cordiale buonasera e ben ritrovati amici appassionati di atletica. Come del resto la grafica e naturalmente per chi conosce la cittadina della Bassa Bergamasca avrà capito, siamo proprio nel centro della città di Treviglio, un paese, forse improprio chiamarlo paese visto che ha più di 30.000 abitanti, che ospita, organizzata dal gruppo sportivo Avis Treviglio Gigi Brusaferri, che ospita questa seconda edizione del Giro del Campanile, che è valida anche come settima tappa del circuito del Fosso Bergamasco. Si parla naturalmente di atletica, si andrà a compiere un giro che per la verità potrebbe essere unico, ma ci sono anche due passaggi, un giro un po' più corto, poi uno più lungo, comunque più o meno insomma le strade non sono mai uguali anche se sono vicine nel loro percorrerle, e dunque sono in totale 6.750 metri proprio nel centro cittadino, e ci sarà la possibilità di vedere effettivamente, come al solito, e questa è la parola d'ordine di questa stagione magica, 17ª edizione per quanto riguarda il Fosso Bergamasco, la parola d'ordine è quello dei numeri, numeri davvero incredibili, importanti. Pensate un po' che saranno 432 alla partenza, 431 all'arrivo. Ed eccoli qua nelle fasi esercizio di riscaldamento, se vogliamo, insomma, pertanto questa seconda edizione del Giro del Campanile, ancora una volta ha richiamato i grandi numeri ma soprattutto i grandi appassionati. È tutto pronto ormai con le immagini, vi ricordo sul percorso le immagini affidate ad Emi Moretti sul percorso, sull'arrivo, alla partenza e all'arrivo, e poi anche dopo il primo passaggio le immagini affidate alla telecamera di Emi Moretti, e poi invece il sottoscritto con le immagini sul tracciato vero e proprio. Allora, è inutile dire che ci sono presenti tantissimi atleti, anche di un certo prestigio, e manca forse colui che era il più atteso, ma aveva promesso che ci sarebbe stato, e invece l'acuirsi di un problema, credo a un tendine o qualcosa del genere, adesso non ho capito bene, diciamo così, la realtà del malanno, tiene lontano Igor Rizzi, che ha già vinto 3 prove del circuito e dunque non può partecipare a questa competizione di Treviglio che lui in particolare ci teneva. Però ci sono tutti gli altri, c'è anche un Mohamed Rafael Tahari che è dipinto in grandissima forma, ultime immagini prima della partenza, anzi partenza che credo sia già avvenuta, eccoli qua sul rettilineo, andranno a girare alla sinistra degli atleti e alla destra del vostro teleschermo per poi mettersi sul tracciato cittadino, come dicevo. 432 alla partenza ed è il secondo, diciamo la seconda partecipazione più numerosa di questa 17ª edizione del Fosso. In precedenza soltanto la gara che si era corsa la prima prova che si era disputata, appunto, aveva avuto al via 475 partenti, poi 425 alla seconda prova e adesso 432, insomma siamo sempre più o meno sugli stessi numeri, qualche decina in più, qualche decina in meno, e naturalmente questo vuol dire che il Fosso Bergamasco sta davvero riscuotendo grande interesse per tutti. Eccoli lì ancora, qui siamo in pratica
oserei dire 900 metri, un chilometro forse, più o meno, forse ho, ecco, adesso io le distanze le sto misurando circa dagli 800 a un chilometro del percorso, del tracciato, dunque vedete che sono ancora tutti assieme o perlomeno sfilacciato il gruppo, non poteva essere diversamente visto che sono in tantissimi, però ancora tutti lì raggruppati. Mentre fra poco, quando andremo al passaggio, proprio sul passaggio alla partenza davanti a quello che è il santuario, nei pressi del santuario, allora ci sarà ci sarà naturalmente il gruppo un po' più sfilacciato, anche perché lì saremo al terzo chilometro e mezzo del tracciato di gara e dunque la distanza comincia a farsi sentire. Bene, oserei dire di rimanere ancora con il microfono fino proprio a quel passaggio prima di darvi uno spazio musicale accompagnato appunto da queste immagini. Qui siamo nella centralissima, diciamo la via centrale di Treviglio, è la via dove c'è anche il divieto soprattutto in determinati giorni e ore della giornata per qualsiasi passaggio alle vetture, dunque naturalmente tutti qui possono passeggiare in mezzo a negozi sia a destra che a sinistra, locali, bar eccetera, per poter gustare e soprattutto curiosare quello che propongono i commercianti di questa via. Non mi ricordo come si chiama, perdonatemi, però mi ricordo bene perché io qui ho preso una multa proprio in questa via, ma la colpa era mia naturalmente, i cartelli erano lì quando sono passato. Ed eccoli qua a transitare dopo 3,5 km circa del tracciato, e vedete che lì in testa c'è Alessandro Zanga con Rafael Mohamed Tari, dunque subito loro due a dettare il ritmo, poi vediamo di capire se c'è qualche altro concorrente dietro che può insidiare. Qui abbiamo Claudio Gamba, abbiamo visto anche Mauro Piffere, anche Antonino Lollo e via via tutti gli altri, insomma, che sono lì pronti a darsi battaglia. Abbiamo visto anche l'altro fratello Gamba, perché Ferruccio non è molto lontano dal fratello, poi anche Mauro Arnoldi, Giovanni Moretti, Simone Viola naturalmente e Marco Vezzoli, che è già transitato, e adesso via via quello è Paolo Tomasoni, che appartiene alla categoria D, poi altri atleti, come del resto stanno a dimostrare queste immagini. Io direi a questo punto, anche perché le immagini sono emblematiche, immagini, ripeto, qui che ci sono state colte da Emi Moretti, e dunque noi lasciamo scorrere un po' queste immagini, rientreremo magari a metà passaggio per commentare ancora, anche se non c'è molto da commentare. Ripeto, qui siamo più o meno centinaia di metri in più, centinaia di metri in meno, a metà del tracciato che vi ricordo dista, per quanto riguarda la sua interezza, 6 km e 750 metri. We'll be right back.
E rientriamo nel momento in cui rientra in funzione la seconda telecamera, quella sul tracciato. Qui siamo in via Cesare Battisti e siamo a 1,5 km circa dall'arrivo. 1,5 km e vedete con lo zoom della nostra telecamera cogliere fino in fondo le immagini, con ancora Alessandro Zanga con la tutina viola, se vogliamo, mentre con la tutina nera c'è Rafael Mohamed Tahari, che è lì affiancato come a dirgli: guarda che reggo il ritmo. Intanto queste signore qui davanti manco gli viene in mente che sono sul tracciato e obbligano a questo punto, visto che loro non si spostano, soprattutto questa signora simpaticissima lì in mezzo, guardate, non si sposta nemmeno, e obbligano a questo punto, vedete proprio il gesto che ha, obbligano gli atleti a spostarsi dall'altra parte. Davvero una simpatia prorompente, credo che l'abbia dimostrato, insomma, andando anche a rimproverare il sottoscritto che gli chiedeva di spostarsi. Poi qui vediamo con il numero 90 Stefano Locatelli, buono e la sua performance. Poi con l'84 abbiamo Lollo e poi Pifferi, e poi ancora eccolo qua Claudio Gamba. Sembra che per le prime posizioni ormai sia, o non dico definito, perlomeno ci siano, mentre qui dalla settima posizione in poi vedete c'è un gruppo di 7 atleti. C'è con l'86 Arnoldi, col 319 abbiamo Simone Viola, poi col 349 abbiamo anche Previtali, questo invece Vezzoli, qui dietro che insegue leggermente staccato un altro atleta, non ho visto il numero. Adesso qui la telecamera traballa perché ci spostiamo un po', l'ho lasciata andare per non perdere tempo, e andiamo a cogliere da vicino il passaggio degli atleti. Qui siamo intorno alla 30ª posizione circa, e dunque gli atleti che sono comunque nel, diciamo, vediamo intanto che arriva un atleta del GAV con l'838 Mauro Agazzi, eccolo l'inquadrato. Poi abbiamo Marco Luigi Gaviraghi col 340 Sigismondi, insomma tutti gli altri atleti. Poi qui andiamo oltre la 40ª posizione più o meno, che naturalmente ci parla delle posizioni cosiddette di rincalzo, ma comunque importanti, perché voglio ricordare che alla fine poi le premiazioni saranno fatte per non a livello, i primi due verranno premiati a livello individuale, sia in ambito maschile sia in ambito femminile. E attenzione, eccola là sulla destra, è transitata la prima della categoria femminile, è transitata proprio lei, e si tratta di Luisa Gelmi, che sta facendo un garone, non si era ancora vista qui. Intanto è passata adesso Lilia Rita Quadri, non molto lontana da Luisa Gelmi, dicevo, l'atleta del GAV Vertova, che finora non si era fatta vedere. Intanto è transitata anche Sonia Opi, però forse in mezzo c'era anche, mi è parso di vedere ci fosse anche, non ne sono assolutamente sicuro perché non l'ho vista, e dunque vi sarò preciso fra poco. Però intanto stavo dicendo di Luisa Gelmi, che per il momento non l'avevamo ancora vista, ma che ha subito la sua prima presenza, ha voluto lasciare il segno, perlomeno lo sta lasciando, anche se la gara non è finita. Però a questo punto vedete la telecamera si sposta di un centinaio di metri più o meno, eravamo là dove c'è il semaforo a destra, da dove vengono gli atleti, insomma più o meno 100 metri, lasciatemeli fare anche a me. E appunto in quella zona, dicevo, e ci siamo spostati, adesso saremo un chilometro 200 metri dall'arrivo. Dunque vi abbiamo raccontato più o meno la gara nel suo insieme. Qui posizioni di rincalzo, passa la Donadoni, passano le altre atlete con il 218 e gli altri atleti naturalmente. Intanto vado a dirvi che con il 218, se la trovo perché non è assolutamente facile, è transitata Nadia Calvi, che otterrà comunque un
buon piazzamento per quanto riguarda la categoria di appartenenza, vale a dire la categoria H, quelle delle meno giovani. Simona Bernini, eccola l'inquadrata, poi altre atlete che sono spostate sulla destra, ci sono sfuggite, ancora la telecamera di nuovo a percorrere un centinaio di metri, è il massimo che posso fare cercando di reggere il ritmo e soprattutto andare a cogliere, insomma, far capire che questi atleti ce la stanno davvero mettendo tutta. Lo spugnaggio, eccolo lì, finora non l'avevamo mai visto, perlomeno non c'era capitato di transitare mentre passa anche Oriana Lanfranchi, dicevo non mi era capitato di vedere la zona dello spugnaggio, invece questa volta sono proprio in quella zona. Allora direi, visto che qui mancano ancora alcuni atleti e alcune atlete, anzi direi abbastanza numerose ancora, prima di andare a vedere l'arrivo con la telecamera di Emi Moretti, direi di lasciar scorrere ancora queste immagini accompagnate ancora da un brano musicale che so che sicuramente vi può gustare di più. Bravi, bravi.
E trasferiamoci sul traguardo subito per vedere l'arrivo, eccolo qua, di Alessandro Zanga, che negli ultimi 500 metri è riuscito a portare a segno il suo attacco e a staccare Rafael Tahari, che eccolo qua conserva ancora qualche metro di vantaggio nei confronti di Stefano Locatelli terzo, poi Antonino Lollo quarto e Mauro Pifferi quinto. Dunque quattro atleti nel giro di pochissimi secondi, una manciata veramente, quattro secondi, quattro atleti dal secondo al quinto posto. Bisogna aspettare ancora qualche attimo prima di vedere l'arrivo del sesto al traguardo, e dovrebbe essere Claudio Gamba, perlomeno così ci era segnalato. Eccolo che arriva il portacolori del GAV Vertova, sesto assoluto al settimo posto. C'è una sorta di volata, la spunta Roberto Avogadro settimo, Mauro Previtali ottavo e subito dietro Mauro Arnoldi al nono posto. Al decimo il fratello gemello di Claudio Gamba, vale a dire Ferruccio, undicesimo Giovanni Moretti, dodicesimo Simone Viola. Poi ancora tredicesimo posto assoluto per Alex Lanfranchi, mentre avete visto quattordicesimo concludere Mattia Bertocchi. Adesso ancora qualche attimo di attesa per vedere l'arrivo della inconfondibile corsa di Marco Vezzoli, eccolo qui, quindicesimo al traguardo. Poi sedicesimo Luca Locatelli, diciassettesimo il leader con la maglia arancione Mattia Barbaglio, diciottesimo Andrea Guttadauro, diciannovesimo Mirko Cuni e al ventesimo posto Wisman El Quaid. Questi primi 20 al traguardo per quanto riguarda la categoria maschile. Dunque vi parlavo, ve ne parlerò più nel dettaglio, della maglia di leader della classifica a punti che veste Mattia Barbaglio, che oggi ha dovuto accontentarsi del diciassettesimo posto. Intanto arrivano anche tutti gli altri atleti, qui vediamo con l'838, abbiamo visto al traguardo il portacolori del GAV Vertova con l'838 Mauro Agazzi, e dicevo, e via via tutti gli altri. Adesso naturalmente gli arrivi sono più vicini, più raggruppati, vedete qui con l'815 Stefano Crotti, qui con il 583 abbiamo Roberto Zappella, abbiamo visto anche Pietro Romelli, poi dopo Pietro Romelli Vincenzo Genovese con l'839, quindi ancora Luca Viola e tutti gli altri, qualcheduno li conosco, qualcheduno devo andare a spulciare, come quello, il numero come quello di Augusto Zanchi, che arriva al 56esimo posto assoluto. Sto dicendovi e dandovi questi nomi e questi numeri per cercare e soprattutto vedere e accompagnare all'arrivo le prime 10 della categoria femminile, ricordandovi che poi naturalmente durante le premiazioni vi darò l'ordine di arrivo delle prime 5 per ogni categoria, ricordandovi appunto che le categorie di appartenenza sono 8. Dobbiamo attendere ancora l'arrivo della prima, era segnalata Luisa Gelmi, l'atleta del GAV Vertova, GAV Vertova che ha cominciato a frequentare in maniera costante il Fosso Bergamasco proprio da questo 2016, dove sta ottenendo risultati davvero preziosi. Attenzione, vediamo, eccola qua, Luisa Gelmi va a concludere al primo posto con il tempo di 24.54, vi ricordo 21, tanto arriva anche Lilia Rota Quadri, 21.15 il tempo del vincitore. Secondo Lilia Rita Quadri con il tempo di 25 netti, ancora qualche attimo di attesa per parlarvi della terza al traguardo, dovrebbe essere qua, eccola qua, seminascosta qua dietro, e si tratta di Sonia Opi, che va a chiudere al 109esimo posto assoluto, quindi ancora qualche momento di attesa. Vi ricordo comunque che su 432 partecipanti Luisa Gelmi, la vincitrice, si è piazzata al 93esimo posto assoluto. Arriva anche Franco Possoni, intanto l'avete visto, e naturalmente anche tutti gli altri, mentre attendiamo ancora l'arrivo di altri atleti che dovrebbero altre atlete per la verità che dovrebbero giungere proprio fra poco. In particolare era segnalata al quarto posto, eccola, Irene Faccanoni con la sua lunga chioma, riconoscibilissima, l'atleta del pool delle società di atletica dell'Alta Val Seriana. Poi al quinto posto Cristina Merla, anche lei semi nascosta,
Intanto c'è la foto di Rito per quanto riguarda le prime tre della categoria femminile. Dobbiamo ancora attendere qualche attimo per vedere all'arrivo le protagoniste dal sesto al decimo posto. Abbiamo visto anche Daniele Stellato, lo saluto da lontano naturalmente, e il figlio di Natale Stellato. Eccola qui la sesta, Gaia Dubini al sesto posto per lei, mentre è segnalata e arriva adesso, eccola, Roberta Locatelli settima e appena dietro a lei seminascosta l'avete intravista Serena Scalvini ottava, quindi ancora eccola che arriva Nadia Calvi al nono posto, e fra poco in questo gruppetto dovrebbe esserci anche Laura Colombo che va a piazzarsi al decimo, eccola che arriva, decimo posto assoluto, 186esimo al traguardo. Bene, mentre arriva anche quel simpaticissimo ed istrione signore con quella barba davvero, e si tratta di Angelo Fabio Ciocca, si tratta davvero di un personaggio simpaticissimo. Io occupo questo tempo mentre vi lascio gustare, ecco intanto arriva anche Paola Gariboldi, vi lascio gustare queste immagini, però lo faccio raccontandovi, finora non l'ho mai fatto, adesso lo faccio nel dettaglio per quanto riguarda i primi 10 di sia per quanto riguarda la classifica individuale a punti maschile e quella femminile, iniziando doverosamente da quella femminile. La classifica individuale a punti è una classifica speciale che è stata ideata quest'anno e che vuole premiare coloro che sono i più assidui, coloro che partecipano insomma a tutte le gare e che vanno a totalizzare più punti, proprio anche in base al non tanto, ovvero anche per quanto riguarda naturalmente la presenza a tutte le gare, ma soprattutto il piazzamento nelle gare stesse. E qui in ambito femminile non poteva che essere in testa lei con un totale di 3.493 punti, e sto parlando di Lilia Rita Quadri, che è il risultato peggiore di categoria, non di categoria, arrivo assoluto nell'ambito femminile, è arrivata una volta terza, altrimenti ha fatto 3-2-5 volte seconda, una volta prima, sulle 7 gare prese in considerazione finora. Per quanto riguarda il secondo posto c'è Santina Picenni, però staccata di 101 punti con 3.392, terzo posto per Katia Agostinelli 3.369 e al quarto posto Lara Donadoni 3.322, quindi abbiamo con 3.305 punti al quinto posto Laura Agostinelli, che presumibilmente è la sorella di Katia, almeno così mi hanno suggerito. Sesta Alessandra Lussana, settima Franca Leoni, ottava Ornella Rizzi, nona Sonia Mauri e Tiziana Parati al decimo posto. Questo ripeto per quanto riguarda la classifica a punti individuale. E adesso andiamo in ambito maschile, vi ho detto prima che la maglia leader, che è una maglia arancione della classifica maschile, la vestiva in questa gara Mattia Barbaglio, la conserva anche perché è arrivato 17esimo assoluto, totalizza altri 484 punti e dunque resta in testa, però attenzione perché qui la battaglia è davvero molto molto diciamo serrata, perché al secondo posto c'è Mauro Previtali con 3.418 punti, perciò 3 punti in meno del primo, e al terzo posto Marco Vezzoli che di punti ne ha 3.414, a 7 punti dal primo posto. Grande battaglia dunque, seguono poi Simone Cucchi con 3.193, Roberto Carrara con 3.131, Renato Giovanni Gatti con 3.067, Mirko Esposito 3.054, poi Giovanni Arlati 3.044, Ippolito Dominoni con 3.010 e poi gli altri, Francesco Perlini 2.977 e a scendere così via, mi pare di aver citato i primi 10, no? Il decimo dovrebbe essere Antonino Lollo, che però ha partecipato soltanto a 6 delle 7 gare, dunque se l'avesse partecipato Antonino Lollo sarebbe il primo per quanto riguarda la classifica a punti, se avesse partecipato, però non ha potuto partecipare alla
terza prova, adesso mi sfugge dove si è gareggiato la terza prova, comunque a Corte Nuova, ecco mi è venuto in mente, e praticamente lì non c'era, e dunque la classifica a punti per lui è diventata deficitaria, anche se comunque potrà recuperare ancora, visto che Antonino Lollo è fra i primi. Vi ho parlato naturalmente dell'arrivo per quanto riguarda l'ordine d'arrivo dei primi 20 maschietti, delle prime 10 femminili, e vi ho parlato della classifica a punti. Adesso lascio scorrere ancora queste immagini e fra poco andremo, intanto arriva anche Pier Giorgio Noris, andrò a parlarvi della classifica per categoria mentre ci sono le premiazioni.
E ci trasferiamo fra pochissimo proprio per seguire assieme le premiazioni, prima però uno sguardo al parterre, vale a dire il luogo del ristoro, il luogo dove gli atleti riposano, si cambiano, insomma cambiano la maglietta, la possibilità di andare a fare la doccia naturalmente lì nelle vicinanze, una bella location questa con tanto spazio verde a disposizione, con una palestra, ecco lì la vedete sulla destra, dove tutti potevano andarsi a sistemare, cambiare la maglietta, fare la doccia e così via. Dunque a Treviglio sicuramente anche sotto questo aspetto non è mancato certamente nulla. Vi ricordo per questa settima prova del circuito Fosso Bergamasco 2016 ben 432 partenti e 431 all'arrivo, e poi tutti a ristorarsi, tutti a raccontare se rispetto alla passata edizione, per la verità i raffronti non si potevano fare perché mi pare che il percorso fosse cambiato, però dicevo qualcheduno insomma sicuramente i dettagli li avrà conosciuti. Allora adesso andiamo con, dopo aver visto anche l'interno della palestra, fra pochissimo con le premiazioni, iniziando dalla categoria femminile e nell'ambito femminile categoria F, dove fra poco dovremmo vederla sul gradino del podio. Anzi no, anticipo un attimo, chiedo scusa, perché prima della premiazione per categoria dovrebbe esserci, la vedremo fra poco. Intanto salutiamo tantissimi amici che sono tutte le volte insomma sono presenti e vogliono essere della gara, mentre qui salutiamo anche tutti gli organizzatori, davvero con un grande applauso per la lodevole organizzazione che ha ricevuto davvero tanti consensi. Dicevo, prima delle premiazioni per categorie c'è la premiazione invece per quanto riguarda i leader della classifica a punti, Mattia Barbaglio lì a destra che riceve la maglietta arancio per appunto essere il leader maschile, e Lidia Rita Quadri pure lei con la maglietta arancio che conduce e continua a condurre la classifica appunto per la classifica a punti. E poi le categorie F, con la prima assoluta della categoria femminile Luisa Gelmi sul podio, la vedete qui inquadrata, al secondo posto Irene Faccanoni, terza Cristina Merla, quarta Gaia Dubini, al quinto posto Serena Scalvini. Queste le prime 5, vi dico le prime 7 perché in certe categorie sono state premiate fino al settimo posto, Anna Gusmini sesta e Paola Gariboldi settima. Per quanto riguarda la categoria G, andiamo a parlarvi della categoria G, dove ha avuto la meglio, la vedete sul gradino più alto del podio, Roberta Locatelli, al secondo posto Laura Colombo, terza Simona Pievani, quarta Machena Evelyn Mariria, al quinto posto invece Katia Scalvini, sesta Katia Agostinelli, settima Raffaella Bosis. Per quanto riguarda invece la categoria H, sul gradino più alto al podio vedete la seconda assoluta al traguardo, Lilia Rita Quadri, davanti si è piazzata prima davanti a Sonia Oppi seconda, Nadia Calvi terza, Simona Bernini quarta, Oriana Lanfranchi quinta, poi sesta Grazia Vecchi, al settimo posto Giovanna Zotti. E adesso occupiamoci delle cinque categorie dei maschietti, dove qui vedete per la categoria A Alessandro Zanga al primo posto davanti a Rafael Tari, rispettivamente comunque primi e secondo al traguardo, terzo Stefano Locatelli, terzo al traguardo, quarto Antonino Lollo e quinto Roberto Avogadro, sesto posto per Simone Viola, settimo Andrea Guttadauro. Per quanto riguarda la categoria B, qui vince Claudio Gamba davanti a Mauro Previtali, al fratello gemello Ferruccio Gamba, quarto Alex Lanfranchi, quinto Mattia Bertocchi, sesto il leader della classifica a punti Mattia Barbaglio e al settimo posto Manuel Mangili. Per quanto riguarda la categoria C, il primo posto a Mauro Pifferi davanti a Mauro Arnoldi, terzo Giovanni Moretti, quarto Marco Vezzoli, quinto Luca Locatelli, sesto Mirko Cuni, settimo Matteo Annovazzi.
Andiamo alla categoria D, dove qui a vincere, sono un po' in anticipo con la disamina dei risultati, ma devo fare piuttosto la svelta. Qui a vincere è stato Paolo Tomasoni, lo vedete lì sul gradino più alto del podio, secondo Marco Luigi Gaviragli, terzo Massimo Camozzi, quarto Alfredo Cosentino, quinto Pietro Romelli, sesto Paolo Poggi e al settimo posto Gianfranco Mazzucchelli. Ultima categoria con Franco Possoni, ancora lui, primo assoluto della sua categoria, categoria E, secondo Claudio Nessi, terzo Flavio Mangili, quarto Lucio Bazzana, quinto Mario Berva, sesto Alfonso Codibue, settimo Paolo Villa. Bene, con queste ultime immagini abbiamo terminato, non mi resta altro che ricordarvi che vi abbiamo proposto, organizzato dagli amici dell'Avis di Treviglio, Gigi Brusaferri, come è chiamato il gruppo sportivo di Treviglio, questa seconda edizione del Giro del Campanile. Ricordando a tutti, non prima di aver ringraziato Emi Moretti per le sue immagini, che ci sarà l'ottava prova in quel di Spirano settimana prossima. Grazie, a risentirci e buona serata.